Bentornato nel mio canale YouTube. È bello vederti. Auguro a te e alla tua famiglia una buona giornata. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è sabato 21 agosto 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Casa, dolce casa. Sarà vero? Casa dolce casa recita il proverbio, ma a giudicare dalle stelle che accompagnano questa giornata e l'ultimo weekend prima del rientro, si direbbe il contrario. Sì, casa amara, così ripetono Marte e Mercurio indispettiti in quadratura. Troppi problemi da affrontare al rientro, con il virus che in città circola allegramente, i mezzi affollati, le scuole che riaprono. Se avete la fortuna di possedere una baita in montagna e non avete figli in età scolare, pensate seriamente di trasferirvi lì. Il problema è la rete informatica, senza quella ormai siete esiliati. E allora via libera agli svaghi, all'arte, ai palpiti di cuore promessi da questo weekend, con la luna d'aria insieme a Giove, ma purtroppo anche a Saturno, in acquario, in trigono a Venere bilancina, dunque un triangolo perfetto, l'aquilone dei vostri sogni da far volare nel cielo. Pensando all'Afghanistan, dove i talebani hanno votato perfino di farli volare. Da rileggere l'imperdibile romanzo, Il cacciatore di aquiloni. Tensioni allo stomaco, ma non è colpa della cucina locale, è l'idea del rientro a preoccuparvi. La quotidianità comincia a rovinarvi la vita, prima ancora di esservici rituffati. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi, vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Possibili inviti a qualche festa per le prossime settimane. Un chiarimento atteso da tempo potrebbe realizzarsi anche se, per alcuni, non sarà di gran sollievo. I single avranno il loro bel da fare alle prese con nuove conoscenze. Non è il momento di scelte radicali che potrebbero cambiare sì le cose, ma non è detto che lo facciano in meglio. Tutto sommato, se siete per i cambiamenti, almeno poi accettateli. Date la giusta importanza alle vostre sensazioni, in giornata potreste sentirvi particolarmente ispirati e prendere decisioni che poi potranno esservi utili e aiutarvi nel risolvere qualche problema. Fate attenzione a denaro e preziosi, abbiate cura di custodirli bene e con intelligenza. Potreste avere cattive sorprese. Attenzione anche a dove riponete portafogli, chiavi e accertatevi di aver ben chiuse le porte dell'auto. La verità prima di tutto, oggi le bugie potrebbero costarvi caro. In amore in particolare non fate affidamento sulle bugie per coprire piccole mancanze o indecisioni. Meglio sempre la verità. Iniziate oggi una fase di rinnovamento che vi potrebbe vedere impegnati per i prossimi mesi. Fate tutto con calma e cercate di alimentare la speranza e il rinnovamento. Se avete la sensazione di freddezza in amore, non iniziate a fare l'elenco delle colpe degli altri, Venere saprà indicarvi la strada giusta per riconquistare le posizioni e l'amore perduto. Non guardate troppo quello che fanno gli altri quanto piuttosto quello che fate voi, nel vostro cielo potrebbe essere scritto il successo, ma per conquistarlo dovete stare attenti a ogni passo che fate. In questa giornata il lavoro potrebbe intrecciarsi con la vostra vita privata, ma dovrete fare di tutto per evitarlo, poiché questo binomio non è mai molto conveniente. Una scelta azzardata potrebbe compromettere mesi di duro lavoro. Non fatevi cogliere impreparati da questa giornata, soprattutto sulle questioni di amore. State attenti e cercate di essere meno romantici e piacioni, sono solo i ricordi che guidano i vostri sentimenti. Corpi celesti che vi ostacolano lievemente non disturbano in ogni caso un quadro positivo planetario che vi accompagna in questa giornata d'agosto. In famiglia in particolare, c'è un po' aria di meretta, forse per qualche lieve incomprensione che si è venuta a creare nel rapporto genitori-figli. Con la vostra tipica simpatia, grazie a Giove benefico, riuscite a risolvere pacificamente ogni cosa. Venere in bilancia è lì a guardarvi di buon occhio e a riportare l'armonia in casa, laddove sembrava perduta.
Forse vi dovreste chiedere se valga davvero la pena farsi in quattro per gli altri o se non sarebbe meglio pensare di più a se stessi e alle persone davvero importanti e speciali della vostra vita. In tanti casi dovete riuscire a fare un passo indietro quando necessario, per poi farne al momento giusto due in avanti. I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa. Emozionalmente sarete più vulnerabili, e quindi vedrete tutto o bianco o nero. Scacciate i vostri dubbi e lasciate le cose avanzare a ritmo naturale. Che bel triangolo d'aria formato tra voi, la Luna e Venere, una boccata d'ossigeno, un aquilone in volo, un abbraccio impalpabile lungo tutto un weekend. Sempre che a rompervi le uova nel paniere non arrivi in corner il solito contrattempo, un malessere improvviso, un impegno di famiglia che avevate dimenticato ma vi tocca, un guasto in casa o un litigio. Se avete tirato in ballo discorsi urticanti anche molto personali ora non potete mollare il colpo solo perché gli amici vi suonano il citofono chiedendovi di scendere. Amore ed Eros, che fortuna aver trovato la vostra mezza mela e averlo capito subito che è proprio la persona giusta per voi. Detto, fatto, conoscersi, innamorarsi, unire le proprie forze e magari mettere anche in cantiere un pupo. Ma, come in tutte le favole, anche qui c'è l'orco, il drago o la strega cattiva. Basta guardare le foto dei parenti acquisiti e individuerete l'imputato. Attenti però, ci sono anche le eccezioni. Persone anzianotte, ma così giovanili e simpatiche che quando sono di passaggio le invitate a fermarsi, oltretutto una mano così magica in cucina non si trova dietro l'angolo. Grazie al vostro apile e alla passione che vi contraddistingue, terrete alta su di voi l'attenzione del partner. Momenti di quiete e di ritrovo per le coppie che stanno attraversando un momento di crisi. Ricercate la complementarietà nel rapporto d'amore. Dunque tendete a scegliere l'anima gemella che sia anche a voi speculare come personalità e modo di incastrarsi col vostro io. Una nuova persona conosciuta da poco offre proprio quel raccordo emotivo e fisico che voi ricercavate. Questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 14 di giugno. Lavoro e denaro, qualche riparazione vi attende in casa, del resto o ci pensate voi? Ammesso che ne siate capaci, oppure bisogna interpellare l'artigiano o il tecnico, già difficili da trovare in agosto, immaginate poi a che prezzo. Nervosi nell'azienda di famiglia dove tutti pensano di potervi dirigere solo perché siete gli ultimi arrivati, ma in compenso avete una solida preparazione professionale, con tanto di laurea 110 e lode e vari master. Ma come si suol dire in certi settori, val più la pratica della grammatica. Cercate di rimanere positivi anche quando si presenteranno dei piccoli inconvenienti. Sapete benissimo come risolverli, anche senza troppo impegno. Il denaro da voi è visto come mezzo e non come fine. La vostra razionalità valuta spesso con la freddezza che le è propria tutti gli strumenti e gli accorgimenti ideali per contenere gli sprechi e non esagerare negli eccessi. Unico vostro punto debole, le spese pazze per l'estetica e per i piaceri esclusivamente personali. Benessere, mal di stomaco e di pancia non derivano da ciò che mangiate, ma da come lo masticate, da quanta aria inghiottite e soprattutto dal colore del vostro umore quando vi sedete a tavola. Se è già alterato o nero, le probabilità di non digerire aumentano esponenzialmente, ma anche la presentazione dei piatti ha la sua importanza. Per stuzzicarvi l'appetito senza appesantirvi devono essere belli, colorati, non troppo abbondanti e dal profumo allettante. Ecco le credenziali necessarie che potreste utilizzare per fare un'inserzione, a cuoco sopraffino cercasi. Quando c'è armonia ed equilibrio interiore, salute e benessere ne guadagnano. Lo avete provato sulla vostra pelle. Certo, le preoccupazioni non mancano ma aver imparato a saperle gestire è fondamentale. Per lei, con le vostre figlie, le nipotine, formate un sodalizio speciale, in vacanza vi sentite farfalle e l'età non fa più la differenza, tutte pronte a sorridere, a chiacchierare, a vivere con leggerezza. Per lui, lei insiste con la voglia di pancione, e voi forse siete ancora dubbiosi, spaventati da un presente tutt'altro che edificante.
Poi però, guardando verso il futuro lontano, provate a immaginare un mondo migliore. E allora sì, l'idea di proiettare il vostro DNA in un mondo nuovo, ancora tutto da inventare, vi infonde un senso di continuità e di speranza. Colore delle emozioni, rosa confetto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.